Va. Bene, finalmente mi vedi senza occhiali questa sera. Ma infatti, appunto, volevo proprio vedere se ti mettevi, se avevi il coraggio di venire qua con gli occhiali, perché sarebbe stato. Mi sono messa anche la maglia questa sera, vedi? Siamo Lo ancora di vedo, lo vedo, ma su qua. questo, sul fatto che ti saresti organizzata, non avevo dubbi. Diciamo che, però, dico, sta a vedere che ritorno all'occhiale. Tant'è che per mettere una foto tua senza occhiali ho dovuto cercare, ricercare, ricercare. Mi volevo fare uno scherzo e mettermi gli occhiali stasera, però ho detto no, perché già non riuscivo a connettermi, allora evitiamo. Allora, l'audio si sta sentendo bene dappertutto. Ok. Cosa che invece era successo un piccolo problema con le sorelle bianchi, le sorelle di tricolori, come l'ho chiamate, però c'è stato un problema riferito a. Bene, insomma, tutto bene così. Allora, Barbara, diciamo che sei stata la importantissima per il nostro progetto, perché partiti con la giovane. Con la giovane Francesca Daniel, te ti sei proposta, io ho accettato subito perché ovviamente ho capito subito la tua passione per il ciclismo disinteressata e siamo partiti. E ora si parlerà anche di tutti i risultati che grazie a te sono stati anche ottenuti. Cosa ti ha spinto al nostro progetto? Aspetta, che non ti sento, Walter. Ti sento. No! No, ripetimi. Dico, pronto, mi senti? Sì. Ah, ecco. Allora, dico, per noi sei stata importantissima Sì, sono arrivati i risultati ottenuti. Fino a lì c'ero. Ah, ecco, insomma, e poi, insomma, cosa ti ha portato a imbarcarti in questo nostro progetto agli albori? Perché era, insomma, diciamo, tutto da organizzare, in quel tempo, no? Sì. Ma io niente, mi sono incuriosita perché avevo visto su Facebook, no? Io avevo seguito su Facebook. E poi ho visto un completino, da cosa nasce cosa, mi sono interessata, mi sono informata su quello che fai e su quello che facciamo ora, perché ora mi sento parte di questo progetto. Dal niente, così come spero anche per le mie ragazze. Anche le mie ragazze, anche loro hanno comprato il completino e spero che anche per loro da cosa nasca cosa, che si facciano portavoce anche loro dei nostri obiettivi, non solo io come testimonial, insomma, del gruppo di Grosseto. Questo è quello che mi auguro. Poi il gruppo di Grosseto è un fiore all'occhiello per noi perché già dalle prime foto, insomma, si è formato un gruppo di oltre 10 ragazze, no? 14 se non. E poi Sì. alcune si sono magari forse un po' perse anche per gli impegni che ognuna di voi ha con le famiglie. Infatti il problema è quello, che riuscire a conciliare comunque quando uno c'ha comunque lavora e la famiglia è difficile, anche ritrovarsi tutte insieme, ci deve essere proprio qualche occasione, ecco. Qualche manifestazione o qualcosa a cui riescono a partecipare anche loro, ma è veramente difficile. Però nel loro piccolo, anche individualmente, portano i nostri completini, c'è chi è andato sullo stadio, c'è chi è andato comunque fuori dalla nostra regione e ha portato con sé il completino. Scusa, stavo sistemando qui. Eccomi. Sì, e alcune poi si sono aggregate come l'ultima
diciamo, forza inostacolabile, questa Sì, ragazza che è Oriana. sta donna. Sì, Oriana è veramente, lei tutti i giorni va, non salta un giorno, è la nostra scalatrice di punta, ecco. Anche perché ci tengo a dire, anche con soddisfazione, che comunque Barbara, come le altre ragazze, donne, ragazze, fanno parte di una squadra di Grosseto, no? Come si chiama questa squadra? MBM, ASD MBM. Quindi fanno parte di questa squadra, essendo una squadra locale, però in accordo con la società, in accordo. È in sintonia con i nostri fini e i nostri progetti, non perde mai l'occasione di esibire e di vestire anche le nostre maglie, e questa è una cosa importante, anche perché si crea questo gemellaggio tra società, ragazze, e diciamo, e il comune denominatore sono proprio questi valori, no? Sì, e infatti quando abbiamo fatto la cronoscalata dell'Argentario, che abbiamo portato dietro le nostre maglie, tutte le ragazze l'hanno indossata, anche quella della sicurezza stradale, quella mia nella versione nera, quella classica, insieme a c'era Ambra Sabatini e la Sensini, Silvia Pelli, insomma, è stato un bel messaggio, ecco, una bella immagine. Sì, infatti è importante, anche in silenzio, come si sta facendo, però divulgare ognuna di voi in base al vostro carattere, ai vostri tempi, però andare in giro e vestire questi completi che si stanno ottimizzando al top, però e piano piano arriveremo a soddisfare anche Barbara Relitti, che è la più, diciamo, crostina di tutte. Beh, in effetti siamo migliorati tanto, eh. Ora veramente devo fare complimenti perché dal primo completino che ho comprato all'ultimo che mi è arrivato, quello degli ex ciclisti azzurro, specialmente nelle maglie, insomma, siamo migliorati parecchio. Adesso stiamo aspettando i campioni del nuovo completino per le primavera-estate 2022. Sarà senza proprio per cercare di soddisfare la più critica delle tutte le nostre cicliste, che è Barbara, e è stata fatta senza le bande elastiche, se no gli strisce la gamba, senza il Sì, se no pantaloncino fa. con. Sì, vero. Se no l'elastico nella coscia fa il cicciolotto, come dico io, che è brutto. Che poi Cicciolotto, e lei è fisicamente e diciamo è stilisticamente perfetta. Io l'ho vista in foto, in alcune foto non neanche l'avevo riconosciuta. Dico: ma chi è questa? Dice: ma questa sono io. Ma come sei questa? È vero. Però Non da ultimo ci sarà anche il mio completino nero, perché io sono per il Total Black, mi hai accontentato e fra poco ci sarà anche quello nero. sì, allora diciamo questa cosa, no, i malpensanti si rilassino. Non, a lei ama il colore nero, punto. Se non c'è colore nero non sa fa niente. Però non è un fatto politico o di qualsiasi altra natura. Ecco, Sì, bravo. mettiamo in chiaro questa cosa qua. E Diciamo tieni il l'alba fondo al nero. nero. Bravo. È una dark di Garbarnero, punto, è tutto qui. Allora si è fatto questo completino che io ci sarei arrivato, perché è importante, no? È che la sua voglia di avere questo completo nero mi ha fatto venire l'idea di dire: va bene, voi cicliste, voi testimoni, ideate il vostro completino, io ve lo realizzo come lo volete, lo riproduco al computer, il mock-up, come si dice in gergo, e così ve lo firmate. Tant'è che nel completo nero ideato da Barbara, che poi riporta il valore basta violenza sulle donne,
E c'è la firma Barbara Lelitti, quindi sei diventata anche una stilista. Sì, dai, nel mio piccolo, però con il tuo aiuto, sempre con il supervisore, mi ha aiutato parecchio. Pronto, mi senti? Sì, ma comunque è venuta. È stata una bella idea perché poi a ruota tua è uscita subito la nostra Varesotta, come dice lei. Ecco, sembra che Barbara sia leggermente sparita. Vediamo se ritorna. Ho visto che spippolava qualcosa. Purtroppo la connessione internet non è delle migliori, ora io non voglio polemizzare, ma purtroppo siamo ancora all'età della pietra, cioè qui si parla tanto delle linee veloci, dell'internet, della fibra, di lì, di là, e poi di questa famosa fibra ne giovano solo le persone che abitano nelle grandi città, quindi sì, meglio di prima si sta andando, però non è che ci si può accontentare ora. E quindi c'era stato già il problema di connessione internet prima dell'inizio della trasmissione. E adesso si è ripresentata, peccato. Speriamo che presto Barbara si riaffacci. Però sento arrivare dei messaggi. Non si è accorta che si è scollegata. Si avvisa. Scusate, ma questo è il bello della diretta, no? Come si dice quando siamo nel panico. E allora vediamo se è rientrata, e purtroppo ancora no. Allora, e niente, Barbara ha ideato questo, grazie a lei che abbiamo ideato questo completo. Ah, eccola, Oh, eccomi. eccola ancora. C'è un po' di eco che non si sa da dove arriva, però eccoci, ora ci siamo. Allora, dicevo, grazie a te che è partita questa idea del completino personalizzato. La nostra Elisa di Varese, la Varesina o Varesotta, come vuole lei, ha ideato un completo viola perché gli piace il viola. E adesso è entrata una nuova ciclista di Treviso, che è laureata, è una chimica ambientale, eccetera, e ha detto: sarebbe bello fare un bel completino verde che salviamo l'ambiente, insomma, tutte cose Carino, sì. che insomma sono utili, sono gocce nel mezzo a un oceano di indifferenza anche, però noi intanto le mettiamo e andiamo in giro in questa maniera e piano piano. L'idea è, perché proprio parlando spesso con loro, anche se le tengo di che 30 capitani non si possano mettere in un gruppo WhatsApp, È vero. quindi mi confronto una per una, e quindi è venuta anche l'idea, insomma, a cui si sta lavorando per fare una cicloturistica con un raduno delle cicliste.eu. Sarebbe bello, sì.
e con Sarebbe questa bello. e andare proprio a presentare i territori, l'arte, la storia, sempre con le maglie e con dei valori sopra. Ecco, allora questa maglia nera che poi è stata realizzata qui da un maldificio toscano con il quale stiamo prendendo dei rapporti. E ha avuto un buon riscontro perché più volte ci è stata chiesta anche a noi e siamo stati trovati un po' in difficoltà perché la produzione non era pronta, però si sente soddisfatta di questo traguardo, di questa partenza io. Sì, tanto, perché comunque il completino è piaciuto. Mi senti? Ti sento. È piaciuto tanto anche alle mie ragazze, perché il nero con il fucsia, con quel logo nella gamba grande e nel petto, insomma, è bello, è visibile. E poi ecco, almeno per noi, anche quando siamo su strada, il nero con il fucsia e il bianco, diciamo che anche è un colore scuro come sfondo il nero, però si vede molto il messaggio, si vede parecchio. E di questo Sì, sono si contenta. vede il messaggio perché non si vede il nero, perché da quello che si dice, no? Perché ora lei si sta giustificando, ma Sì, da quello che perfetto. si dice, il nero è il peggior colore da utilizzare come abbigliamento per andare in bicicletta. Ma siccome a lei piace solo il nero, allora dice Però sì. c'è un bello strato di fucsia e di bianco che rende tutto molto visibile. Poi il nero sfina, quindi è perfetto. Ecco, ma c'è qualcuno quando è uscito in bici che vi riprende, insomma, o che riprendete lui? Perché poi si parlerà, insomma, lei è una ciclista, non è che sia. Io a volte la prendo in giro quando mi dice che sta facendo la preparazione e bla bla bla, ma. Senti, intanto sabato 29 sono a San Gimignano le premiazioni del Giro del Granducato. Sono arrivata seconda. Che è arrivata seconda, intanto beccati questa, mi ha detto perché io sono arrivata seconda e io non posso neanche andare a fare le gare perché un bicipiglia non è neanche la partenza. Quindi voglio dire, posso. La mia passione è soprattutto per le cicloturistiche. Che è praticamente come un mondo parallelo rispetto al reparto corse, proprio diciamo di gran fondo pronti via. Non so se hai capito quello che intendo. La cicloturistica la vivo e la viviamo in maniera diversa. C'è già una partenza alla francese, uno parte con il suo gruppetto, puoi fermarti ai ristori a mangiare, c'è il pasta party. È una cosa più blanda e ti fa vedere le bellezze del territorio dove vai a farla, ecco. Sono fantastiche, veramente. Evidentemente ti serve, no? Perché la gara, la competizione, che emozioni ti dà? La gara ora l'hanno inserita, prima le cicloturistiche erano solo cicloturistiche senza premiazioni. Invece ora hanno cominciato da un paio di anni a fare tratti cronometrati all'interno delle cicloturistiche. Uno parte con il chip, chi la vuole fare quando c'ha il tratto cronometrato la fa, e chi non la vuole fare può comunque fare la sua cicloturistica normale senza badare al tempo. Però hanno messo questo un po' di verve facendo questi due tratti cronometrati, dove poi fanno la classifica e fanno le premiazioni. Quindi è un bel mix, diciamo, come cosa. Quindi mi sembra anche è una competizione a metà, diciamo, ci sono dei tratti competitivi e dei tratti in cui poi vi Chi fermate lo a vuole fare un fare lo colpino. fa, e chi non lo vuole fare fa la cicloturistica normale. E questo mi sembra che sia una bella trovata, no? Sì, infatti si stanno adeguando tutti. Prima è partita da qualche cicloturistica, invece ora anche il Giro del Granducato sta facendo in tutte le cicloturistiche, ha messo i tratti cronometrati. E ho visto anche nel circuito toscano, sempre di cicloturismo, quest'anno hanno messo anche loro i tratti cronometrati. Perché?
E tanti magari vogliono fare la gara e tanti invece vogliono fare solo gli amatori. Invece in questo modo accontentano tutti e due, è una bella iniziativa. Sì. Io mi Sì, e diverto. poi soprattutto non è un impegno di un'ora, 2 ore, sempre a tutta. Ora, Barbara è una giovane signora di ne ancora 40 anni, se non sbaglio. Li ho passati, li ho passati 40 anni. L'ha passati quest'anno. No, no, sono del 78 io. Allora sono io che sono rimasto un po' indietro, sì. Sarà perché ti vedo sempre in forma e ecco che ero rimasto a 38 anni, ma chissà perché. Ma no, li Quindi, ho passati, li ho passati. E però infatti insomma. questa è una cosa che volevo lanciare, questa provocazione. Quando vado a fare le cicloturistiche e fanno le premiazioni, gli uomini hanno tutte le categorie, la categoria M1, M2, M3, M4, M5, fino alle M7 in base alla fascia di età che è breve. Invece le donne hanno solo due categorie. Due Quindi io fasce mi d'età. trovo due fasce di età, quindi c'è quella che arriva tipo fino ai 42 anni e poi dai 43 in poi. Ora, la mia opinione è è che non è giusto nemmeno questo, perché chi va a fare le cicloturistiche, perché solo gli uomini hanno queste fasce di età e le donne no? Solo perché siamo poche a Ecco, farle? insomma, mi hai un po' tolto la parola dal mio pensiero. Ecco, forse proprio per quello, perché siete meno e quindi vi raggruppano. Però non è, potrebbero premiare comunque tutte quelle che ci sono, nel senso fanno, potrebbero fare anche lì la distinzione di categorie e se siamo poche ci premiano. Cioè potrebbe essere anche un incentivo, no? Per far aumentare il numero delle donne oppure per dare più soddisfazione a chi ci va. Perché in quella maniera, facendo solo due fasce di età, tante ragazze non vengono mai premiate o tante donne non vengono mai premiate, eppure ci rientrerebbero per età. E poi le donne, diciamola, non per fair play, ma andrebbero sempre premiate tutte, dalla prima all'ultima. E gli organizzatori, anche un piccolo premio di riconoscimento, però Sì, infatti. insomma, è Infatti, giusto che. anche perché comunque ti dico, ultimamente, almeno io per quando vado alle cicloturistiche, ne vedo tante di donne, di ragazze giovani e anche di donne. Quindi non è che siamo proprio pochissime, certo, in confronto agli uomini sì, il divario è abissale, veramente. Soprattutto le donne giovani, le ragazze giovani non ci sono. Ci sono magari donne, ecco, della mia età, un pochino più giovani, comunque il range di età è quello. Però ce ne sono parecchie, quindi potrebbero fare qualche categoria in più e dare un premio a chi ci va. Senz'altro, ma anche perché è giusto che le categorie ci siano. Se poi in una categoria c'è una ragazza sola, per quella categoria ha vinto lei, cioè voglio dire, non è che sia poi la fine del mondo. Cioè Infatti, infatti. da allinearle, quindi noi lanciamo questa, più che provocazione, questa richiesta, insomma, allineate le categorie femminili a quelle maschili, perché il ciclista siamo tutti uguali. Ah, sì. Ci dovrebbe essere tutti uguali. Ecco, a proposito dei cicloturisti, bella, ecco, raccontaci un po' l'esperienza che hai fatto in quella di Pistoia organizzata dalla grande messa. Edita, Pucci Skyte. Questa è una Niente. bella manifestazione che ormai si viene fatta da diversi anni. Sì, quella di Pistoia è veramente, secondo me, il fiore all'occhiello di queste cicloturistiche, anche perché rientra in più circuiti. È una di quelle cicloturistiche che rientra in tanti circuiti. È organizzata benissimo, c'è anche lo speaker Daniel Guidi che è simpaticissimo e quando sono andata mi hanno fatto questa sorpresa insieme a Edita, mi hanno chiamato sul palco. Lui ha fatto anche una bella presentazione a me, ma anche a tutte le cicliste, ha spiegato i nostri valori, ha lanciato un appello, per il rispetto di questi valori, in particolare si parlava della violenza contro le donne. Edita mi ha fatto dono di questa maglia bianca con disegnate delle scarpette rosse,
proprio per lanciare questo messaggio. Ecco. È stato emozionante. Infatti, Mi immagino, insomma, conoscendo un po' il tuo carattere, le emozioni che hai provato su quel parco accanto a una grandissima campionessa, come dico. mi sarei sotterrata, ecco, te lo dico. Però lei è Però eccezionale. ho visto che non l'hai fatto, anzi, ha brillato questa bella iniziativa in cui è stato dato spazio alle maglie che tu avevi portato e che l'ha vestita anche la Fuscicaia. L'abbiamo regalato io, ma a nome di tutte le cicliste, ho fatto dono di questo. Ah, sei caduta, diciamo io che è caduta. Allora aspettiamo che rientri la nostra Barbara, si continua così con questa bella carrellata delle sue esperienze, con eccola, eccola. Ci Quindi ti sono. diceva della Fucescaie. Sì, che è rimasta contenta della maglia perché in confidenza mi ha detto: vedi, completi, ne sta talmente tanti che poi alla fine poi si mette sempre il suo, della sua squadra, quindi non li usa. Invece la maglietta ha detto di sì. Che poi insomma, io ci tengo a dirlo, che comunque la nostra di volontariato, perché lei non l'ha proprio detto, ma quella maglia insomma se l'ha comprata lei per regalarla a nome nostro, e non è questa la prima volta, quindi così anche le altre ragazze, infatti si aggregano a noi. Queste ragazze che credono nei valori, in questa iniziativa, che si spera nel tempo. Oddio, si spera. Io mi sto divertendo, grazie a voi, dopo 40 anni ho riniziato ad andare in bicicletta. E ti seguo, lo vedo, eh. Vedo quello che fai in bicicletta. Faccio pochi chilometri. A volte tento anche di fare mi sembra di essere giovane, ma non lo siamo più, almeno io. Però insomma, sto allenandomi. Quando sarò pronto andrò in quel di Grosseto a dare una bella lezione Volentieri, volentieri. a chi Ma si infatti allena con chi. mi piacerebbe che anche qualche ragazza magari venisse in Maremma per fare un giro insieme, Ma io spero che, perché l'idea di fare queste cicloturistiche con le ragazze, con le cicliste.eu è quella di andare a scoprire territori dove ognuna di voi abita. Ora, non si potrà realizzarlo questo sogno in un anno, perché già sarebbe bello fare un ritrovo, perché siamo presenti in tutto il territorio italiano e anche estero, perché con Sveva che abita in Svizzera, la francesina che ama lei andare sul Mont Ventoux, c'è le spagnole, insomma, diventerebbe la svedese, insomma, però piano piano si cerca di partire da una parte, bisogna partire da una parte. già siamo partiti bene, mi sembra. Sì, infatti c'è un grande seguito, poi nonostante tutti i vostri impegni, mai che io chieda niente, arriva le foto, arriva il video, arriva. Quindi si capisce proprio da questo che è un'iniziativa che ve la sentite e ognuna la manifesta per quello che è il suo carattere, il suo modo di fare, ovviamente, no? Infatti un altro diciamo, puntino che abbiamo messo come gruppo, cicliste.eu, sono stati anche i cartelli qui a Castiglioni, perché
Io mi sono adoperata, però c'è il logo della nostra associazione sopra e anche quella è stata una soddisfazione, veramente. Perché con tante porte che ho cercato di aprire, al Comune di Castiglioni in un attimo hanno esaudito, ecco, questo mio desiderio e ci tenevo veramente tanto. Ecco, insomma, qui si apre un'altra delle nostre iniziative, la maglia gialla, creata a fine di questo 2021, quindi alla quale daremo spazio in questo 2022, dove si punta al rispetto del ciclista, al rispetto del codice della strada da parte di tutti, dove ci sono dei patrocini importanti perché hanno aderito all'Associazione Nazionale Famiglie Vittime della Strada, ha aderito appunto questa bella organizzazione che ha iniziato a mettere cartelli con Caborso, che purtroppo per un incidente stradale ha perso un figlio giovanissimo, e grazie a lui, a Paola e a Daniele. Fondrieste, e questo ha portato Barbara a cercare, a lottare per far mettere qualche cartello. C'è stata qualche delusione, ma quelle si sa, fanno parte di chi fa politica più che altro, no? Infatti è solo un discorso di politica, purtroppo. Anche sui casi non ci Che dovrebbe. non dovrebbe neanche essere così, perché quando si parla di mettere dei cartelli, che attenzione, qui c'è il ciclista, che dovrebbero aderire come stanno facendo per fortuna tantissimi comuni in tutta Italia. Se poi si pensa che a Castiglione della Pescaia, che comunque è una località marittima, di villeggiatura carina, e qui vi invito a visitarla, oltre a tutta la Maremma che è bella, sia nella montagna del Montagnata, insomma tutta la ci mangia bene, si sta bene, e quindi visitatela. Però insomma, aver messo dei cartelli dove il sindaco ha proprio voluto il nostro marchettino. Vero, sì. Però Infatti qui, la insomma, soddisfazione grazie è stata alla tua grinta, via, diciamo così. grande. Ora ci potrebbe essere il comune di Scarlino. Ora sono in trattativa con il comune di Scarlino, avevo già incontrato il sindaco e era propensa e forse anche Gavorrano. Però ecco, io ci vado quando posso, ci vuole tempo, perché poi ti richiedono più appuntamenti, poi vogliono le mail, poi devi tornare, insomma. Uno dovrebbe farlo quasi come lavoro per essere parecchio insistente, però io ci provo. Sì, ma ci vuole anche tanta calma, quello che non hai detto, Sì. diciamo, ci vuole anche tanta calma. Orrano, oltretutto, è una città di ciclismo, perché almeno io quando ero giovane si correva a Gavorrano, Infatti. E tutte le volte ci pioveva, e quindi c'ho un ricordo Facevi la corsa particolare. del filare. Però insomma sono zone belle, perché Scarlino, insomma, Sì, Carlino. e quindi mi piace che vengano messi questi cartelli, perché non sono mai troppi. Basti pensare che un amico qui di Ponte Buggianese è venuto 2 sabati fa a prendere una maglietta azzurra, e poi al ritorno a queste rotonde che io odio con tutto me stesso, è stato preso pieno da una macchina, per fortuna senza conseguenze. Ma non è stato così per il papà di Barbara, però. Sì, è vero. 4 mesi fa anche lui è stato preso in pieno dalla macchina. E tra l'altro lui era solo, andava tranquillamente, è uscita una macchina da una stradina parallela,
E l'ha proprio centrato mentre passava. Ha detto che c'era il sole e non l'ha proprio visto. Ecco, questa è una proprio. Sì, Non lo è so, Sergio. la classica frase che dicono gli automobilisti anche quando non, per fortuna non ti prendono. No, e dice scusa, non ti avevo visto. E ho capito, ma se ci sono mi devi vedere. Sì, Cioè, e qui si infatti. ritorna un po' a quel discorso che i ciclisti vanno in gruppo. I ciclisti che No, no, vanno in questo va gruppo solo, sì. e stanno in mezzo alla strada sono quelli più sicuri, perché quelli che anche come me, che vanno soli in bicicletta a fare la sua girata sempre da una parte, perché io sono abituato a viaggiare sulla righina bianca, sono quelli che si rischia di più. E tutte le volte che esco in bicicletta mi capita, purtroppo, Sì, è vero. per fortuna, speriamo che vada sempre bene. Io i video, io registro e poi i video li mando in questura. La questura mi chiama e poi non lo so cosa facciano, però io il mio dovere di segnalazione l'ho fatto. Certo. E lui comunque nel suo, diciamo, nell'incidente, che insomma, è stata una bella botta, però diciamo poteva andare anche peggio. Frattura del polso, frattura del gomito, la caviglia. Quindi, voglio dire, La dopo quattro bicicletta da mesi buttare via, la oltre. bicicletta rotta, il telaio rotto, una bicicletta, insomma, uno che se ne intende, una F10, quindi voglio dire, c'è anche un discreto valore, il telaio rotto, e dopo quattro mesi lui comunque ancora sta facendo la fisioterapia. Quindi, dalle strade. questo governo, qualsiasi governo ci sia da ora in avanti, e non può continuare a ignorare il problema della sicurezza dei ciclisti, perché è un problema che coinvolge tantissime persone di ogni età. E comunque, come dicevi te, anche io ogni volta che esco c'è sempre la macchina che sorpassa mentre passano le biciclette. Invece, quando passano le macchine, chissà come mai non sorpassano mai. Voglio dire, se c'è una macchina o una bicicletta, puoi aspettare e sorpassare dopo, quando siamo passati. Invece, niente. Oppure ci sono quelli che ti passano accanto con lo specchietto, o alla rotonda, quelli che sono al telefono. È un continuo, veramente, di situazioni che ti fanno anche andare in bicicletta con la paura. Perché io da quando è successo anche a Babbo, quando esco ci vado più spaventata in bicicletta, specialmente in centro città. Poi quando uno esce sono un pochino più tranquilla, però anche quando sei fuori e sei sulla strada è pericoloso. Finché non torni a casa stai sempre con l'ansia che ti succeda qualcosa, almeno io la vivo così ultimamente. Sì, ma è un po' come tutti. L'unico consiglio che si può dare è quello di stare attenti agli altri, di stare attenti a noi stessi, perché bisogna rispettare le regole. Però, che poi le regole di solito il ciclista le rispetta, perché voglio specialmente chi esce da solo. Ma bisogna stare soprattutto attenti alle persone disattente, che purtroppo sono a giro per le strade, telefonino alla mano, computer di bordo, televisioni, in macchina con queste nuove macchine. È chiaro che con tutti questi la persona ora scusate, è riuscita. Allora, Barbara è ricaduta, ma se ormai ha imparato alzarsi e a ritornare più forte di prima. Allora, eccola, infatti, io Ecco, infatti. ero andata a prendere questa maglietta, che però chiaramente essendo gialla non capisco perché non si veda. Niente, è la maglietta che poi un giorno faremo una bella puntata con questa maglia, perché oltre alla
al cartello Io rispetto il ciclista di Cavorso, oltre alla nostra scritta ideata, insomma, una locazione latina, sol lucet omnibus, che in italiano significherebbe tutti hanno diritto alla vita e nessuno si può divertire o deve essere disattento per togliere la vita oppure rovinarla alle altre persone. C'è anche la silhouette di Giovanni Iannelli. Giovanni Iannelli è un ragazzo di 22 anni che è deceduto a una corsa ciclistica. C'è tutta una polemica, più che polemica, la famiglia, il papà, la sorella, che saluto affettuosamente entrambi, e chiede un processo perché ci sono, sembra che ci siano state, no, sembra, alla stessa federazione ha squalificato gli organizzatori. Dico, però sembra che sia un po' colposa la morte di Giovanni e per questo la famiglia chiede un processo per verificare se effettivamente ci siano state delle colpe da parte degli organizzatori oppure no. Però questo processo per ora non c'è da fare. Il babbo Carlo Iannelli, che è un noto avvocato anche pratese, sta cercando in tutte le maniere di tenere alta l'attenzione sui social e anche di picchiare, di bussare alle procure. Noi facciamo il tifo per lui e speriamo, e anche su questo mi sto preparando una bella puntata per parlare con Carlo, anzi vorrei proprio ideare un evento a Prato. E lancio qui l'idea all'amico Vezzosi, che è il presidente del Comitato Provinciale della Federazione, per organizzare un bel evento. Chiamiamo anche il giornalista, conduttore e ciclista, diventato ciclista, Carlo Carosello, che parte la mattina e torna la sera quando non lavora, e vai, non lo ferma nessuno. Che però lo saluto con simpatia perché ci ha preso una grande passione, ma si è preparato un anno per disputare il campionato di condizione perfetta, tutto pronto. Io ero pronto a festeggiare la maglia tricolore e una macchina l'ha preso pieno 2 giorni prima della gara. Io ci rido perché per fortuna è sempre qui, è rimontato, è in bicicletta e ora si riprepererà per il prossimo. Però è veramente, e quindi anche lui è molto attaccato al problema, sente molto il problema perché è un ciclista e ha capito cosa vuol dire per una persona uscire fuori in bicicletta e rischiare tutti i giorni, insomma, no? Quindi noi andremo avanti con questi nostri propositi e vedremo, sperando che, però vedo che comunque arrivano si arriva alle persone, magari c'è chi non lo fa vedere, però c'è anche chi mi ha contattato come la responsabile delle pari opportunità delle Marche, che vorrebbe tutte le cicliste con la nostra maglia rosa, basta violenza sulle donne, e magari non so se accetteranno la maglia nera di Barbara, però. Al limite vengo solo io con la maglia nera. No, ecco, oggi ho sentito in televisione la polemica delle che vogliono mettere le mascherine rosa alla polizia, no? Però non poteva dire il sindacalista della polizia che il rosa, insomma, è un colore da femminuccia perché lì l'avrebbero mangiato. Ah, io comunque io sono sempre uscito con la maglia rosa. Con la maglia rosa, basta violenza sulle donne, pantaloncino rosa e mi sono comprato anche il calzino rosa. Quindi io sono tutto pink. Ti mancano gli occhiali, Rosa. Io l'occhiale non li porto, però bisognerà che poi mi adegui a voi giovani, sì.
Certo, Ma mi... potremmo lanciare anche l'occhiale di ciclista.eu. Per l'inverno magari penso mi farebbero comodo, perché sabato con questo brezzolina anche l'occhio avrebbe preferito star coperto, sì. Però anche questa maglia rosa, che poi da lontano la vela ne piace, eh? Piace anche da vicino. Poi vedano le scritte e non che le disapprovino, perché chiunque è contro la violenza sulle donne, no? Però dice, ma con questo rosino dove vai? A me piace il rosa. Ora, andarla a mettere sulla bocca della polizia, qua, tenuta sua, è blu scuro. Mi sembra che si voglia ridicolizzare le forze dell'ordine. Cioè, al di là del colore rosa, che io a me piace tanto, magenta, però insomma. Poi abbiamo anche la maglia Cicamino, quella Sì. che contro il doping. Sì. E anche quella è una Certo, maglia che è importante perché. anche su questo argomento ci sarebbe da fare più di una puntata. È Perché importantissimo la lotta al doping, è vero, ma io ti dico che solo qui, nella nostra zona, quando fanno le corse come quelle che facevi te a Scarlino, in quest'anno, inizio anno, già sono 4-5 le persone, insomma, che conosco che hanno squalificato per doping, poi sostanze tipo testosterone, queste sostanze qui, per andare a vincere il prosciutto. Ecco di cosa si parla. a parte il prosciutto di Scardino è buono. È vero, però ora doparsi per andare a vincere il prosciutto di Scarlino, dai. Vino e prosciutto è buono, anche il salame. Però insomma, via, no. Tant'è che poi c'è stata, e oggi volevo farci un articolo, ma non ho avuto il tempo, lo farò domani se posso. E c'è stata questa uscita di una responsabile dell'UCI, che ha detto che bisognerebbe mettere degli infiltrati nelle squadre, no? Delle spie. Ora, Addirittura. mi sembra che qui proprio si tocchi. Prima di tutto, così si dà l'idea che tutti i corridori siano dopati, cosa che non è Infatti. assolutamente vera. Che nei professionisti, nei dilettanti, ci siano aiuti, vengano aiutati, sono seguiti dai dottori e che quindi sono seguiti anche medicalmente, no? Perché sono sforzi non indifferenti, però nella norma. Cioè, oltretutto il ciclismo è l'unico sport che si è auto proprio regolamentato da solo, no? Il problema maggiore forse viene proprio dagli amatori. Sì. E purtroppo bisognerà trovare magari, ecco, la formula giusta. Io, essendo un po' molto intransigente, credo che la miglior sistema come deterrente sia la radiazione, cioè anche l'amatore che viene trovato positivo non può più montare in bicicletta, ma neanche più andare a fare spesa. Come vieni trovato in bicicletta? Non lo so, un lavoro socialmente utile. Però il deterrente potrebbe essere questo. Però, specialmente in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno. Oh, sì. No, ora visto c'è la squalifica, sì, però poi dopo tornano comunque in bicicletta. Oppure prima bastava cambiare ente. Se ti trovavano dopato e tesserato con un ente, uno si tesserava con un altro e poteva ricorrere lo stesso. Ora mi sa che non si può più fare, però prima facevano così, Ora non si può addirittura. più fare, poi ci sono anche degli enti che hanno detto basta, hanno detto non si vuole gente che... Però ci fu già un caso nel ciclismo femminile, oltretutto, che ora non voglio menzionare la persona, la ragazza a quel tempo, che fu squalificata dall'allora presidente della Federciclismo e gli fu proibito di partecipare alle Olimpiadi, al Mondiale, insomma, perché era stata aveva subito la squalifica, aveva
scontato la pena, però poi al rientro gli fu detto: no, te non sei degna di andare. Il CONI cambiò questa legge, tant'è che non si può bandire chi anche per una volta, però poi c'è chi invece si prende il gusto di partecipare alle gare una volta scontata la pena, che poi le pene ora non sono più pene, ma sono un periodo di qualche mese di riposo. E a questo riguardo abbiamo anche un uomo, l'unico oltre a me, che ho preso in squadra perché voglio essere l'unico uomo della squadra, sta facendo delle belle imprese. Antonio Cortese, una persona che sente molto anche lui, come tutti noi, queste iniziative, e gli piace fare le sue imprese. Ha messo a punto, ha realizzato il Giro delle Cinque Province Lombarde, partito da Milano, è andato a Varese, ha fatto Como, Cantù, Monza e Brianza, e ha fatto l'arrivo in Piazza del Duomo con la telecamera dietro, eccetera. Insomma, grazie a lui siamo diventati amici del Ghisallo, abbiamo donato la maglia al Ghisallo, e proprio con questa maglia che io volevo concludere, perché vedo Barbara comincia ad avere dolori di schiena e vuol dire che è in crisi. Sì, è vero. E ora sarebbe il momento.